Buonasera a tutti voi dal TG1. Caso Open Arms, sì del Senato all'autorizzazione a procedere per Salvini. La vicenda è quella della nave ONG bloccata in mare per 19 giorni nell'agosto 2019, quando il leader leghista era ministro dell'Interno. L'accusa è di sequestro di persona. Rifarei tutto, commenta Salvini. Vado avanti a testa alta. Per la maggioranza non difese l'interesse pubblico. Sentiamo Sonia Sarno, poi Paola Cervelli. Le conclusioni della Giunta si intendono respinte. Con 149 voti a favore e 141 contrari, il Senato autorizza il processo all'ex ministro Salvini, accusato di sequestro di persona per la vicenda della ONG Open Arms. Va davanti a testa alta, commenta il leader della Lega, contro di me festeggiano i palamara, i vigliacchi, gli scafisti e chi ha preferito la poltrona alla dignità. Ho fatto il mio dovere, gli sbarchi ora triplicati, dice, lo dimostrano. Conte afferma in aula, era perfettamente complice di un reato che non esisteva. Ironizza sui banchi vuoti del governo, sui 5 Stelle che in aula non intervengono e su Renzi che definisce uno scilipoti qualunque. Contro di me un processo politico, rilancia, e al termine del suo intervento indossa un berretto della Guardia Costiera. Se qualcuno pensa di mettere paura a me, al centrodestra, al mio movimento con l'ennesimo processo politico, avete sbagliato persone, avete sbagliato partito proprio. Mi date semmai più forza, più convinzione di difendere le nostre idee. Tra le opposizioni, più Europa per il sì al processo. Il collega Salvini avrà, come tutti i cittadini italiani, tutte le possibilità di difendersi nel processo. Ma Forza Italia rimarca l'uso politico della giustizia. È l'arma della sinistra contro gli avversari, commenta Berlusconi. Lo stesso metodo usato contro di me. Salvini ha agito insieme a tutto il governo, con l'avallo di Conte, per difendere un interesse nazionale. Non fu difesa dell'interesse pubblico. La maggioranza sposa una linea comune, nonostante i timori fino all'ultimo di sorprese da Tagliaviva, che in giunta si era astenuta. Salvini deve andare a processo come tutti, violò norme di diritto internazionale e lo fece, affermano i 5 Stelle, con scelte non condivise col resto del governo, al tempo giallo-verde. Con un grave comportamento assunto autonomamente, non condiviso dalla restante compagine governativa, trattenne illegittimamente le persone a bordo, negando loro lo sbarco per un suo convincimento politico che non può assurgere a preminente interesse pubblico dello Stato e dei suoi cittadini. Anche Italia Viva alla fine dice sì. In aula il jacuzzi di Renzi sulla giustizia e su quella che definisce una deriva venezuelana sulle intercettazioni per i politici. Poi l'ok al processo. Tu non blocchi l'immigrazione tenendo un barcone a largo, tu aumenti follower su Facebook, non blocchi l'immigrazione. Il soccorso ai migranti, chiede il PD, come minacciava i confini? Nessuna via giudiziaria, non cavalchiamo le inchieste come lei, accusa Mirabelli. Questa è stata violazione di diritti umani contro inermi, non contro scafisti, la linea Dem. L'EU, con Grasso, sottolinea su Open Arms le responsabilità di Salvini nel precedente governo. Non ci fu nessuna collegialità.